ho fame, cosa abbiamo da mangiare? Rafario, Rafario, guarda cosa ho per te! Cosa c'è, Timon? Oggi qualsiasi cosa tu disegni te la compro io, qualsiasi cosa! Oh, esatto! È una bella idea, Timon! Sì, Rafario, ma è solo un minuto! Cominciamo, dai! Sì, inizio subito! Cosa posso disegnare, amici? Ho un'idea! Ho fame! Rafario, cosa stai disegnando lì? La cacca! No, Timon, aspetta, non ho ancora finito, così... Così. Oh, ho capito, sta disegnando un pallone da basket. Aspetta, non è ancora finito, aspetta. Per tua informazione, Rafario, se finisci il tempo e non vedo cosa hai disegnato, perdi la sfida. Ce la farò, Dimo, non preoccuparti, ce la farò. Accidenti, Rafario, vuoi che ti compri un limone? Cosa stai disegnando? Ci sto provando, aspetta un po', adesso, vedi? Ecco, vedi, Dimo. Rafario, non riesco a capire cosa stai disegnando e ti restano 10 secondi. Ah, guarda qui, è un logo. Mi ricorda qualcosa, hai 3 secondi, 2, 1, stop! Ecco, è fatto, guarda cosa ho disegnato, Timon, ora è facile da capire. Ora, per come la vedo io, Rafario, è una pizza di Pizza Hut. Sì, Timon, bravo, ho vinto. Bravo, Rafario, te la vado a prendere. Portala, portala, presto, perché ho molta fame, amici. Ecco qui, Rafario, la tua pizza. Mio Dio. Che buon profumo! Grazie mille, Timone, è deliziosa! Ora tocca a te comprare a me quello che io disegno! Cosa, Timone? Stai bene? Perché? Sì, Rafario, così sarà equo e parteciperemo entrambi alla sfida! Ok, è ora di iniziare, Timone! No, oh, dai, dai, dai! Presto! Papà, amici, so già cosa disegnerò! Guardate! Cominciamo da qui... Così... Forza, 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 forza! Fammi vedere cosa stai disegnando, Timon! Che cos'è? Non riesco a capire! È il disegno più brutto del mondo! Rafario, non preoccuparti, ho ancora te! Forza, forza, vediamo, forza! Ecco, da qui a qui... Non riesco a capire cosa sia! Forza, Timon, hai solo 10 secondi! Oh, non c'è più tempo, devo finire forza, in fretta, forza. Dai! Forza, forza! Ecco, ottimo così! E basta! Ok, Rafario, ecco il mio disegno! Sì, ora capisco, è un Nerf, amici, vieni, te lo compro! 20 minutes later... Cavolo, amici, dov'è Rafario col mio Nerf? Ecco, Timon, il Nerf che hai disegnato, eccolo! Oh my god, Rafario, è forte, esattamente come l'ho disegnato! E ora tocca a me disegnare, eh? Rafario, più tardi! Ora ho delle cose importanti da fare, devo comprarmi qualcosa, ok? Nessun problema, amico, qualsiasi cosa tu voglia fare! Perfetto! Amici, state per vedere cosa farò a Timon, guardate! Amici, volevo comprare delle scarpe da ginnastica e guardate che cosa ho trovato! Sono bellissime, colorate e questa è l'ultima taglia per me, tutto quello che mi serve! Cosa vuole comprare Timon lì? Ho un'idea, amici! Amici, ora disegnerò le scarpe da ginnastica che Timon vuole comprare, ok? Facciamo una piccola truffa! Timon, vedo che sei molto felice, sì? Sì, Rafario, ho comprato le scarpe da ginnastica molto belle! Ah, sì? Voglio che tu compri anche a me queste scarpe, ok? Scarpe da ginnastica come quelle? Sì, queste scarpe da ginnastica le ho comprate per me, guarda, sono uguali! Sì, lo so, e voglio che tu compri le stesse per me! Ma Rafario, queste scarpe da ginnastica erano le ultime di questa misura! Questo significa che mi darai le tue scarpe! Dannazione, amico, non è giusto! Queste sono le mie scarpe da ginnastica preferite! Ora sono mie, amici, bene! Cavolo, amici, non è giusto! Amici, ho un'idea! Venite con me! Che idea, Timon, amici! Lì c'è un negozio della Apple! Rafario, guarda, un iPhone fighissimo! Non dirmi, Timon, che adesso stai disegnando un iPhone, eh? È quello che farò, Rafario, sei fregato! Sì, ma è solo un minuto! Adesso vediamo se fai in tempo! Sì, sì! Timon, sei davvero scarso nel disegno. Se fallisci non ti compro niente, hai capito? Rilassati, Rafario, posso farcela. Guarda, ce l'ho fatta. Amici, non capisco. Qual è il marchio? Hai solo 5 secondi. Ah, sì. Oh, vediamo, Rafario. Amici.
amici, ci assomiglia o no? Sì. Sembra che io abbia perso questa sfida, vado a comprare un iPhone. Sì, comprami uno, dai, che bello l'iPhone in regalo. A few moments later. Ecco Dimon, l'ho comprato, l'ho pagato 1500 euro. Ottimo, ottimo, vediamo che aspetto ha. Stacchiamo questo. E ora apriamolo. Oh, che cool ragazzi. Guardate, tieni qua, togliamo questo. Oh, è fantastico. Ed è bello, dietro è nero. Ma ho un'idea migliore, dai, ora disegno io. Cosa stai dicendo, Raffaele? Non possiamo disegnare tutte e due le stesse cose. No, non voglio un iPhone, voglio qualcosa di più costoso. Cosa vuoi dire? Aspetta. Bene, ora vedrai cosa ti aspetta. Raffaele, cosa puoi disegnare di più costoso di un iPhone? Adesso vedrai, amico, guardate! Cos'è, Raffaele? Cioccolato? Se vuoi andiamo a comprarlo per te! No, no, ora vedrai e piangerai! Dai, dai, fammi vedere! Raffaele, il tempo sta per scadere! Forza, Raffaele! 3, 2, 1 e... basta così! Guarda cosa ho disegnato, Dimon. Vediamo, sono un portatile e una mela. Vuoi che ti compri un portatile e una mela? Non fare il ridicolo. Ehi! Lo vedi che è il MacBook Pro, hai capito? Sì, lo so che è un MacBook Pro. E non dirmi che vuoi quello. Sì, è quello giusto. Ah, sei normale, Raffaele, guarda quanto costa. Costa 3249 euro. Dimon, questa è una sfida. Dato che partecipi, devi allora comprarmi un MacBook truffa. Pro. È una truffa, tu mi compri un iPhone e io ti compro un MacBook. Vai, 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 forza. 5 minutes later. Ecco, Raffaele, il tuo MacBook. Sì, apriamolo e vediamo se è vero o finto. Sei normale, Raffaele, ho pagato tutti quei soldi e tu mi dici queste cose. Cavolo, amico! Forza, ecco, tienilo! Cavolo, ti sto anche aiutando! Amici, guardate! Oh. È davvero figo, e ne voglio uno anch'io! Un vero MacBook, bravo, Dimon! Me ne vado, Raffaele, sei molto cattivo e mi prendi anche in giro! Sfigato, sfigato! Later. Ragazzi, non ci posso credere, Raffaele mi ha costretto a comprargli un MacBook! Ho speso così tanti soldi, devo vendicarmi, ma non so cosa fare! Mi ha veramente fregato, amici! Posso provare a disegnare qualcosa di veramente figo! Qualcosa che mi permetta di vendicarmi, Raffaele, ho un'idea! Ho un'idea! Sì, 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 sì! Raffaele impazzirà, amici, impazzirà! Bene, 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 devo finire, cambio colore, sì, e mi restano 10 secondi, ho finito! Sì, amici, ho finito, restano ancora 5 secondi, oh, dimenticavo, manca il logo! Ho disegnato una vera macchina Mercedes! E Raffaele me la comprerà! Raffaele, vieni qua! Cosa, Dimon? Cosa vuoi? Raffaele, guarda cosa ho disegnato per te! Stai bene, che cos'è? È una macchina vera, Dimon! Stai bene, o cosa? Non capisco! Sì, Raffaele, una macchina vera! Una Mercedes! Stai bene, figlio mio! Sai quanto costa questa macchina? 10-15.000 euro! Sì, Raffaele, me la comprerai! Proprio come l'ho disegnata io! Come ti ho comprato io un MacBook! Ma sei normale! Un conto è un MacBook! Un altro conto è una macchina vera! Tu sei pazzo, amico! Stai bene! Non mi interessa, Raffaele, la compri per me! Basta! Sì, avrò una macchina, amici! A few moments later. Amici, sono andato ad una concessionaria che vende auto e devo trovare un'auto che corrisponda al disegno di Dimon. Forza, andiamo a vedere. Allora, questa non va bene, questa neanche, no, questa non ci assomiglia. Oh, questa ci assomiglia. Comprerò questa per Dimon. Questa ha i fari rotondi che Dimon ha disegnato, ma... non c'è la scritta Mercedes. E voi amici, non dimenticate che se ci volete bene, allora vi voglio bene anch'io. Iscrivetevi al nostro canale. Voglio che siate i primi a vedere tutti i nostri video. Solo gelarmi. Non questa macchina. E non questa. E neanche questa va bene. Questa le assomiglia decisamente.
Guardatela, è uguale! Anche i fari sono uguali ed è una Mercedes, amici! Vado a pagare! Ma Dimon, tu te ne pentirai e lui lo sa, questa me la pagherà! Soon after. Dov'è il Raffario, amici? Mi ha detto di aspettarlo qui! Sta piovendo, presto nevicherà! Dov'è il Raffario? Amici! La macchina! La macchina! È mia! È mia! Prendi le chiavi della tua macchina, Dimon! Le chiavi della macchina! Ho una Mercedes! Vedi, Dimon, non ti ho fregato! Augur! Grazie, Raffario gigante! Vado a fare un giro! Vado a fare un giro con la mia macchina nuova! Ok, ciao! Va bene, amici, vedrete cosa succederà, Dimon, adesso! Adesso vedrà, amici! Dimon sta dando di matto ed è per questo che io farò la stessa cosa, solo peggio, amici. Voglio disegnare una Mercedes Gelandewagen come questa. Per disegnarla bene metterò questa foto sotto, metterò della carta bianca sopra e la traccerò. Conoscete tutti questo trucco, ma non dite a Dimon che l'ho imbrogliato, ok, amici? Per favore, io vi credo, ok? Avete capito? Cominciamo. Nessuno ha mai detto che fosse vietato quello che sto per fare. Ah, sì, bene, bene. Sto andando alla grande, sto finendo, solo 10 secondi. 3, 2, 1. Fatto, Dimon, vieni qua, Damon, vieni qua. Cosa, Raffario? Cosa vuoi? Ho fatto un bel giro. Vieni, ti faccio vedere cosa ho disegnato. Fammi vedere. Che cos'è? Oh, Raffario, ma sei normale? È una Mercedes Helic! Sì, e tu mi comprerai quello che ho disegnato, sappilo! Sei normale? Costa 100, 200 mila euro! Che cos'è questo, eh? Che cos'è questo? Sei un truffatore! Chi è un truffatore? Nessuno ha mai detto che è proibito ricalcare una foto! Beh, è logico che non si può copiare, questa è una montatura, Raffario! Non mi interessa, non è una montatura, ma ora voglio che tu mi compri subito quella macchina o perdi questa sfida! Cavolo, imbroglio! Vado via, vado via! Ah, avrò la macchina più figa di sempre, finalmente! Per tutta la vita ho aspettato questa macchina! Sì, sì, sì! Ah. Sono davvero contento di avere la mia nuova auto ora, ma Raffario mi ha fregato! Sono venuto in questo negozio dove ci sono le auto più costose e ora andiamo a cercare la macchina che devo comprargli! Amici, guardate che belle macchine che ci sono qui! Devo disegnare un'auto come questa e non quella Mercedes che ho disegnato prima! Comunque, vado a cercare la Helic per il truffatore di Raffario! Guardate qui, questa è la macchina più bella e dovrei comprarla! Ma non va bene come l'ha fatta Raffario! Ed è anche molto costosa, ragazzi! Vuole una Mercedes Helic? Avrò una Mercedes Helic, ma ho un'idea, adesso vedrete. Later. Raffario, ascolta, ti ho comprato una macchina, andiamo a dare un'occhiata. Davvero? Davvero sei il mio ragazzo? Sì, è costosa molto, ma l'ho comprata per te, perché sono un uomo di rispetto e gioco secondo le regole. Grazie mille, andiamo a vedere. Ok, Raffario, hop, devi chiudere gli occhi. E perché con gli occhi chiusi? Cos'è, non stai bene? Raffario, questa è una sorpresa, devi chiudere gli occhi. Va bene, chiudili, chiudili. E andiamo. Ferma, 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 fermo, fermati. Dai, forza. Apro. Oppa. Cos'è questo, amici? Che cos'è, amici? È una... Questa è una Helic per bambini. È una truffa, amici. È una bufala. Mi hanno mentito, amici, di nuovo. Dov'è la mia Helic? Non è quella vera. Dov'è? Questo è un giocattolo. Ecco, Raffario, perché tu hai imbrogliato quando hai disegnato la Mercedes Helic? Io ti ho imbrogliato comprandoti un giocattolo. Non posso. È una montatura. Scrivete nei commenti, amici, che è un imbroglione. Perdente! Ti ho battuto! Amici, questo era il video. Se vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, cliccate sulla campanella e ci vediamo!